Bentornati ragazzi, parte finale di Spyro Reignited Trilogy. Allora, dobbiamo sconfiggere Ripto in una versione rimasterizzata. Ecco, mi sta fottendo tutte le sfere. Hunter, però sei cretino, dico io, ma lanciale vicino a me le cazzo di sfere, no! Le lancia vicino a Ripto, ma vuoi far vincere Ripto? Ma io non lo so davvero. Ecco, di nuovo, no, veramente, Aspettano un attimo, opzioni, audio, mettiamo originale, ecco perché è meglio la musica originale. Vai, tocca a me. Il trofeo contro Ripto è totale, è colpirlo con tutti i potenziamenti possibili. Ah, mi sono concesso un colpo in più, cazzo. Vai, rossa. No, ne ha preso una blu. Merda. Vai. Cosa? L'hanno doppiato in italiano adesso, bene. Perché in effetti quando prendevate tutte le sfere lui si lasciava sfuggire. What? Tipico attacco alle spalle di Ripto. Ancora quella blu. Vabbè, quella blu non mi importa, guarda. Basta solo correre e basta. Si evita con niente. Hunter, bello mio. Niente, la lascia ancora addosso a Ripto, dai. Oh, sto totalizzando solo sfere rosse, Bene, vai, fase 1 andata. E adesso Ripto usa i poteri del suo scettro per creare il ghoul penoso robot. Ok, adesso diventa un po' più complicata la faccenda, No, non dovevo. Sì, vabbè, lasciamo stare. Ma non dovrebbe lanciare anche qualche pecorella ogni tanto? Mi sposti da lì? Che cazzo, Vai, pecorella, perfetto! Hunter, ma perché voli vicino al ghoul penoso robot e al Ripto? Mannaggia! Oh, vai, potenziamento bomba terrestre, che funziona un po' come il potenziamento ciclone in Spyro Areas of Venture. Ok. Dove sta andando? Ah, te l'ho fregata. Comunque le sfere blu, ragazzi, danno la super carica, Ora qui non lo possiamo vedere, mi sa, ormai. No, allora, però... cazzo, ho sbagliato. Vabbè, ecco, ghoul penoso robot esplode in milioni di sfere dorate e Ripto ne usa una per crearsi un pterodattilo di canati di Kellos robotico. L'arena comincia ad affondare e Spyro prende la sfera dorata, ottenendo così momentaneamente un potenziamento super volo più super fiamma infinito. Ok, fase finale dello scontro contro Ripto. Adesso, ecco, Ripto per quest'ultimo scontro lancerà delle magie verdi, ecco, che purtroppo ci inseguiranno e evitarle è davvero abbastanza complicatino, Intanto Hunter si è schiantato contro un muro, qui non l'hanno fatto vedere forse, ma io mi ricordo che Hunter nell'originale si vedeva che si schiantava contro un muro e sveniva, per cui lui non ci può lanciare le sfere. Allora, dai. Perfetto. No, il tamponamento non lo accetto. Pirata delle strade aeree. Ma no, però non è giusto, scusa, ma questa super fiamma di merda, Ma davvero, Dai, cazzo, questo è uno scontro emozionante, davvero. Vai, col... No, però! Dai! Sì, però, e che cazzo, è sempre a volare così fuori dall'arena. Ma sei super fiamme, però, Dai! Ma non lo colpisci neanche una volta, insomma, per quanto io mi sforzi, niente! Guarda! Guarda che roba! Ma tu guarda, non ci posso credere! Poi non viene mai qui? No. Vabbè però, ti pareva, guarda! Alla fine sono dovuto morire! Alla fine è la prima morte del Let's Play, Madonna, ma una soddisfazione mai, il gioco proprio! Dio santo, allora ripartiamo... No, da capo no, guarda. Ecco, ripartiamo così. Poi il punto abilità è battere Ripto, ok, sì, però, no. Ora tanto mi andrà tutto liscio, perché lo scopo del gioco era farmi morire almeno una volta, per non
farmi avere il let's play no dead. Tanto lo scopo del gioco era questo. Adesso che l'ha conseguito mi farà pure fare tutto tranquillamente. Perché è un gran bastardo, guarda. Mi ha fatto sperare fino all'ultimo per poi pugnalarmi così. Tipico dei giochi con me, guarda. Ti fanno sperare fino all'ultimo per poi... Madonna, guarda, allora dai. Ce la faremo? Io spero di sì, Dio santo. Allora dai, cominciamo. Dai. No. Dai. No, eh. Dove adesso? Che poi non bisogna colpire lo pterodattilo, bisogna proprio colpire ritto. Lo pterodattilo non gli fai niente, se no. Dai, ecco, guarda, che siamo già a meno di metà vita ora, e neanche un danno. Oh, ma porca puttana, Quanto bastardo e vile è però il gioco per farmi una cosa del genere. Non poteva essere così fin dall'inizio, così finalmente... Un let's play di Spyro No Death? No, ovviamente, eh. No, doveva esserci la prima morte, per forza. Madonna che guarda, oh. No, ecco, allora lui va fuori dall'area, eh. E quando qua mi sa proprio che... No, lo posso colpire, ecco. Allora perché non potevi concedermi il colpo finale? No, eh. Evidentemente no. No, però, scusa, così non va bene. Cioè, ho già un colpo a cui pensare. Oh, colpito, incredibile, vai ragazzi, fine del let's play e siamo morti solo una volta. Una morte in tutto il gioco, in questo episodio, vale. E Ripto muore affogato nella lava bollente. Godiamoci adesso il filmatino finale, cioè la cutscene di chiusura. Sì, allora li posso saltare? Bene, sì, con triangolo. Hai sconfitto Ripto! Allora, ragazzuoli, ora alle spiagge del drago ci tocca fare l'ultima cosa per completare veramente il gioco. No, così come nell'originale io non farò i minigiochi delle spiagge del drago, tanto io faccio la storia ho fatto la storia principale. Questi minigiochi alle spiagge del drago non aumentano la percentuale massima di completamento e non portano a niente se non al teatro, ovvero dove si può rivedere qualunque cutscene, dove si voglia... Ah! Le nostre gemme ora sono 10.000, perché Hunter ci ha fatto, ha costretto Riccone a ridarcele. Accomodati nel parco delle spiagge del drago. Questi sono gli gnork, ma degli gnork bravi, che gestiscono le spiagge del drago. Se vinci 10 gettoni puoi visitare il nostro teatro. Sì, vabbè, ma a noi non importa, perché dobbiamo fare, ecco, l'ultima cosa che si fa in tutto, sempre in Spyro 2. Con 10.000 gemme e 64 sfere possiamo aprire questa porta misteriosa, che... contiene questo potenziamento super fiamma col simbolo dell'infinito. Attraversandolo, ora Spyro resterà tatuato per un po', ma attraversandolo avremo la super fiamma per sempre. Eterna, insomma, e qui nella Remastered c'è anche il New Game Plus che si può togliere solo con un trucco o cancellando il file dal quale... o cancellando tutti i file di salvataggio. Bene ragazzi! Spyro Reignited Trilogy stagione 2 è ufficialmente finito. Noi ci rivediamo alla prossima col continuo di Gothic 2 La Notte del Corvo. E lo finiremo. Ciao da me, Spyro e Sparks, ragazzi. Alla prossima.